Per i tuoi crediti FIFA 17, scegli i migliori, scegli i più veloci, scegli IG Vault. Link e codice sconto qui sotto in descrizione. Mentre giocava la partita ho deciso di fare una cosa del genere. Non ho filmato il primo tempo perché stavo male. Stavo male da oggi, da quando mi sono svegliato questa mattina. È stata una giornata in cui non ho avuto voglia di fare niente se non stare tutto il giorno sul divano a guardare le notizie, a guardare gli aggiornamenti, le probabili formazioni. Cioè, veramente, sto male. È appena finito il primo tempo. 2-0, doppietta di Dybala. Una Juve bella, 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 bella. La palla l'ha avuta solo il Barcellona, praticamente. Ha gestito la palla, hanno giocato, hanno fatto i loro passaggi, il loro tiki-taka, ma... Alla fine il risultato, questo sarà un video puramente da tifoso, ve lo dico, anche perché a fine primo tempo essere in vantaggio di due reti sul Barcellona è una cosa che non ti aspetti, ci speri ma non ti aspetti, cerchi di essere realista, sai che sarà impossibile, ma quando succede poi effettivamente diavolo se sei contento, diavolo se sei felice. Per quanto abbia tenuto palla il Barcellona, per quanto abbia provato a fare il suo solito gioco di possesso per trovare spazi, e c'è riuscita anche un paio di volte, la più clamorosa quella con Iniesta, con la super parata di Buffon, beh, la Juve ha fatto la partita, la Juve ha dominato in lungo e in largo, la Juve ha trovato due volte la via della rete, la Juve tra l'altro sta giocando in maniera molto diversa da come mi aspettavo, perché comunque i giocatori sono sempre quelli, ma il modo di giocare è differente, un 4-4-2 puro, spregiudicato, con Dybala addirittura più avanti rispetto a Higuain, quando di solito Dybala gioca a centrocampo e Higuain fa la punta unica e va a lottare. Questa volta Allegri ha cercato di sorprendere un attimo, cercando di invertire i due uomini davanti e con la consapevolezza che se arrivi sul fondo e metti la palla dietro, il Barcellona non ti segue il taglio sul giocatore, un po' come è avvenuto sui due gol, perché la palla arrivava dall'esterno, viene messa in mezzo, Dybala ha il tempo di pensare, di ragionare, di stoppare come nel primo gol o di tirare di prima come nel secondo. Insomma, la chiave della partita per adesso è stata questa, e abbiamo visto anche qualche altra azione in cui provavamo a replicare questa azione del gol, non essendo efficaci come nelle due marcature. Cioè, sto veramente male tutt'oggi che mangio perché sono teso. E niente, la mia testa è già in realtà al secondo tempo, non sono a casa, sono da amici e quindi la sto vivendo ancora più intensamente, ma il video della partita non poteva mancare, perché questa è una delle partite più importanti dell'anno e io fra 8 giorni sarò a Barcellona per vedere il ritorno. Devo dire di aver fatto un investimento molto molto grande, ma per adesso, a fine primo tempo, ampiamente ripagato, perché dovesse finire così andrei a vedere una partita storica e ci si gioca tanto. Ma come sapete, io in questa Juve ci sto credendo altrettanto, e la Champions è il sogno, purtroppo è sempre il sogno. Con sempre meno luce in questa stanza, ma non me ne frega niente, è finita 3-0, mi sembra un sogno, non ci sto credendo veramente, non sto realizzando, sto male, sto veramente male, perché la doppia di Dybala, il gol di Chiellini che ha fatto un partitone dopo tante volte che l'ho criticato, questa sera veramente Chiellini spettacolare, bellissimo, cioè non ci sto dentro, non ci, cioè, guardate che sorriso, credo non aver mai fatto un video mentre ero così contento, così felice, ve lo voglio caricare immediatamente, quindi non mi dilungherò tanto, sarà un video cortissimo, non mi interessa, l'importante è farvelo sapere, siamo riusciti a fare un'impresa spettacolare. Mandzukic è da leggere nuovo re del mondo. Un giocatore come Mandzukic non l'avevo mai visto, cioè ce n'erano tre stasera in campo. Una Juventus che ha dominato il Barcellona nel primo tempo, nel secondo tempo il Barcellona ha giocato, tenuto la palla, non me ne frega niente, la Juventus ha dominato il Barcellona, e fra 8 giorni sono là, fra 8 giorni sono a Barcellona, e sicuramente con un 3-0 l'andata. Il ritorno sarà tutto, tutto da vivere. Emozioni grandissime mi aspettano al Camp Nou e un video ve lo porterò di certo.